Partita decisiva per la salvezza allo Speziale di Montesilvano tra i padroni di casa e il Pontevomano. Alla penultima giornata di campionato per i pescaresi è una delle ultime chance di evitare la retrocessione diretta, mentre per i teramani sperano di salvarsi senza passare dai play-out. Gara che si mette subito in salita per i ragazzi di Cifaldi, che al 26esimo subiscono il gol del Montesilvano con Maloku, veloce a tuffarsi sulla ribattuta di Natale dopo una conclusione di Petito e insaccare porta sguarnita. Il Pontevomano prova la reazione al vantaggio pescarese. Al 33esimo Marini scatta sul filo del fuorigioco, ma si divora una grande occasione concludendo al lato, mentre al 35esimo il cross dalla destra di Di Stefano Antichi colpisce di testa, ma il pallone sbatte sul palo esterno. Un minuto dopo, al 36esimo, capovolgimento di fronte del Montesilvano, ingenuità della difesa vomanese che sgambetta Iezzi in aria, per l'arbitro non ci sono dubbi e calcio di rigore. Sul dischetto si presenta il capitano Petito, che non sbaglia e firma il raddoppio per la squadra di Antignani. Al 39esimo il Pontevomano accorcerebbe le distanze di testa, ma il gol viene annullato per fuorigioco. L'ultima occasione del primo tempo arriva nei minuti di recupero al 47esimo ed è ancora di marca giallonera, con la super girata di Di Stefano che trova l'altrettanto super risposta di Umbertini. La ripresa si apre ancora con il Pontevomano in attacco, al 53esimo girata di Antichi da terra che impegna ancora Ubertini. Al 57esimo il Montesilvano si divora però il 3-0, ripartenza di Petito che serve in area Valerio, il numero 8 a porta sguarnita calcia clamorosamente al lato. Il Pontevomano cerca disperatamente il pari e al 74esimo lo sfiora con la staffilata di Strappelli che colpisce il palo, poi al volo sulla ribattuta di Stefano conclude alto sopra la traversa. È il preludio del gol dei vomanesi che arriva al 75esimo minuto con Antichi dopo una bella percussione centrale. La squadra di Cifaldi ci crede e prova a strappare un punto pesante per la classifica, ma le speranze si infrangono nei minuti di recupero sul colpo di testa debole di Antichi al 94. Si conclude così il match con il Pontevomano che spreca tanto e che ormai dovrà passare dai play-out per conquistare la salvezza, mentre si giocherà tutto all'ultima giornata il Montesilvano a San Buceto per evitare la retrocessione diretta, ma il destino non è più nelle mani della squadra di Antignani, che deve sperare in una sconfitta della Sant'Egidiese per giocarsi lo spareggio per rimanere in eccellenza.